Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Intanto ne approfitto per ringraziarvi per essere sempre più numerosi nel mio canale. Se non l'avete ancora fatto, continuate ad iscrivervi perché sinceramente non mi aspettavo una cosa del genere, cioè non mi aspettavo che in poco tempo avrei raggiunto tutti questi iscritti, soprattutto perché il mio canale non fa video tutti i giorni. Magari i miei video saranno pure stupidi, alcuni saranno proprio stupidi, fatti giusto per, quindi non me l'aspettavo proprio. Detto questo, siccome, vabbè, come sapete, c'è questa epidemia, diciamo, mondiale, stiamo tutti a casa, ne approfitto per fare questo video che in realtà avrei voluto fare tempo prima. Anzi, proprio quando mi è successo questo fatto, però non l'ho fatto perché non ho avuto tempo. Ma adesso, siccome stiamo, cioè io sto a casa, ma penso anche voi state a casa, quindi il tempo ce n'è, quindi va bene, approfitto per fare questo video. Detto adesso, ma è più. Vi voglio raccontare un fatto che mi è successo. Allora, se mi seguite da tempo, sapete che io ho già fatto un video in cui parlavo praticamente di una signora che mi aveva aggredita verbalmente circa 2 anni fa, in cui questa signora praticamente, allora, ve la faccio breve, ma non mi va di rifare di nuovo quel video là perché l'ho fatto, quindi. Quindi praticamente adesso ve la faccio breve. Allora, io mi alleno, anzi mi allenavo prima di questa infezione che sta colpendo l'Italia un po' dappertutto, al tricalle. Per chi non conosce Chieti, il tricalle è strutturato in questa maniera. Al centro c'è una palestra e intorno c'è un grande spiazzo, proprio spiazzo, proprio enorme, che però non ha nulla a che vedere con la palestra. Cioè lì, per intenderci, ci stanno gente che vanno a correre, chi si allena, chi porta il pallone, i bambini, praticamente i signori che portano i loro cani, perché è un bell'ambiente. Poi è bello anche perché è pieno di piante, sta in mezzo alla natura. Praticamente, non so se mi sono spiegata. E basti pensare che ad esempio a Chieti quando vengono le giostre di solito si mettono lì, cioè per dire quanto è grande e questa cosa è una cosa comunque di tutti, cioè non ha nulla a che vedere con la palestra, cioè un po' come quando ad esempio tu cammini, non so se voi avete presente, per esempio camminate e trovate che ne so tipo sulla strada, mettiamo, che ci sta, mettiamo una scuola, però voi non è che non potete camminare lungo quella strada, per intenderci, cioè voi potete farlo, soltanto che non potete entrare dentro la scuola, a meno che se non avete i vostri figli che frequentano quella determinata scuola. È più o meno così. Praticamente io mi stavo facendo i cavoli miei e arriva questa signora che si mette a urlare che noi, cioè io e i miei genitori, non ci potevamo stare perché li sono allena quelle della nazionale. Dopo che hanno capito che io non avevo intenzione di andare, diciamo, dentro la palestra, perché io comunque mi sto allenando, semplicemente che facendo ginnastica ritmica, quelli hanno visto il nastro, il cerchio, però mi sto facendo i cavoli miei, c'è cioè un po' di rispetto per chi si sta allenando. E poi vabbè, hanno detto che dovevo entrare. Mi hanno invitata ad entrare, io però ho preso le mie cose e me ne sono andata perché sinceramente a me le persone che prima ti aggrediscono e poi che hanno capito che hanno fatto una gran cavolata, poi cercano di rimediare in questo modo per questione di soldi, a me proprio non mi sta bene, cioè non mi sta proprio bene. Ho preso le mie cose e me ne sono andata. Dopo una settimana da questo fatto, arriva, diciamo, la solita macchina, scende la signora che mi aveva aggredito e si mette ad aggredire la sua collega di lavoro, proprio a urlare lì. Io
Io ho preso le mie cose, mi sono spostata perché ho detto questa è matta, cioè è matta proprio. Ho detto questa qua è capace, pure che comincia ad aggredire me che non ho fatto niente, il signore che sta portando il cane che non ha fatto niente. Ma ve l'ho fatta a breve per dirvi com'è la situazione. Allora io mi stavo allenando come al solito, questo dopo circa 2 anni che era successo questo casino, quindi non è una cosa, diciamo, recente, per intenderci, cioè non è una cosa che è successa poco tempo dopo il casino. E praticamente è successo che io mi stavo allenando, era verso mezzogiorno, c'era questa signora che ha cominciato a fissarmi. E io sinceramente, quando mi alleno, non mi piace che la gente mi guarda, o perlomeno, è chiaro che gli occhi ce l'hanno tutti, però non che tu mi devi stare a fissare proprio perché vuoi vedere me, perché è normale, no? Pure io, ad esempio, sto lì, vedo una persona che si allena, è normale che io posso dare un'occhiata, però poi guardo avanti, però se tu ti fermi e per 3 minuti mi stai là fissa, sinceramente mi metto in difficoltà. Stavo in difficoltà, soprattutto perché conosco il carattere di questa signora. Ho detto qua, questa o deve fare qualche battutina sua, oppure mi aggredisce come l'altra volta. Dopo 3 minuti non mi guarda più, però la vedo cammina verso i colleghi e dire questa frase, perché lei quando parla, cioè questo vocione proprio che si sente, io ho sentito dire, ma non ho capito cosa vuole dimostrare. Io però ho continuato a fare le mie cose, perché ho detto qua il problema è suo, non è mio, perché io mi sto facendo i cavoli miei. Se questa qua deve venire a rompere le scatole, è un problema suo, non mio. E praticamente, dopo un po', ho finito chiaramente l'allenamento, perché era mezzogiorno, cavolo, uno doveva tornare a casa per mangiare. E praticamente è successo che io l'ho detto ai miei genitori, però i miei genitori mi hanno rassicurata, guarda che questa non sta parlando di te, perché prima che successe questa cosa, questa signora pare che, cioè io l'avevo vista che stava arrivando, lei e il cane. E praticamente questa signora si ferma alla macchina dei miei genitori, perché io di solito quando arriva non mi faccio mai trovare. Cioè, di solito quando lei arriva io tendo sempre ad allontanarmi, però se poi succede che, mettiamo, io sto facendo un esercizio e proprio in quel momento arriva e non è che smetto di fare l'esercizio per lei. Non so se mi sono spiegata. Praticamente i miei genitori mi hanno detto, guarda che questa si è fermata, ha detto, ma questa bambina, vabbè, 27 anni bambina, va bene, andiamo bene, va bene. È così carina, ma perché tutte le volte che mi vede se ne scappa? E questa cosa è una cosa positiva, no? Però giustamente, io penso che sia, diciamo, una tecnica di manipolazione. Perché dico questo? Perché lei comportandosi in questa maniera è come per dire, perché i soliti manipolatori allontanano la loro vittima da tutte le persone più care. Quindi è chiaro che lei comportandosi in questa maniera con i miei genitori, poi è chiaro che i miei genitori no, dicevano no, guarda, lei non stava parlando di te, ma secondo me si riferiva a me perché è stata per 3 minuti a guardarmi, 3 minuti, poi è andata subito dopo dai colleghi, non ho capito che vuole dimostrare. Cioè per me è così evidente che stava parlando di me. Cioè sarò anche, come si dice, paranoica, però secondo me al 90% si riferiva a me. E praticamente è successo che allora io ho detto, vabbè, facciamo così. Prossima volta che arriva cerco di impegnarmi a non scappare. Vediamo che succede. Lei è arrivata, io sono rimasta lì a fare l'esercizio. Lei è passata, lei è il cane. Però non è che si è degnata di dirmi qualcosa. Cioè, mi ha guardato con quello sguardo proprio dispregiativo. Cioè, io dico, questa qua secondo me non sta tanto bene di testa.
E io penso che mi deve lasciare in pace, perché adesso la mia faccia è questa. Lei sa che sono io. Cioè, per dire che secondo me questa qua dovrà sempre darmi fastidio. Magari non lo fa neanche con cattiveria. Dico magari. Però io non lo so. Cioè, non lo so perché. Cioè, trattare così una persona che sta inseguendo i propri sogni, cioè, non è bello. Non è bello affatto. E poi le persone mi domandano pure perché non vai in qualche palestra. Eccovi la risposta, perché non ci vado. Bene, ragazzi, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video.